Grazie, signor Presidente, ma a Cembrano sono allibito. Dopo aver ascoltato quello che ha detto l'onorevole Nicola Morra, parlamentare, Trillino, è Trillino, ora nel gruppo Misto. Noi siamo campioni per bene. Lui che viene dalla regione più mafiosa d'Italia, dove ha decine di consigli comunali vengono sciolti per mafia, da Roma, e viene in Trentino portato dai Grillini, perché sappiamo che l'ex segretario comunale di Roma Malatesi lavora per l'ex ministro Fraccaro di Grillini a Roma e che fra un anno tornerà a fare segretario, forse. E tutta la vicenda collegata a Roma Malatesi la conosco molto bene. E guarda caso, i maggiori indagati della questione Perti sono calabresi, arrivati in Trentino 15-20 anni fa, li conosco molto bene, conosciamo molto bene, quindi non si può permettere di venire nella mia insieme a dire che qua non vanno le cose, per essere fugati a saperle. Giustamente si indaga, non si fa giustizialismo, si appoggiano le cose come stanno, ma diceva, siamo gente per bene, ma diceva, gente per bene. E le persone andate quelli della Calabria, guarda caso. Dopo che io li conosco tutti, chi ha portato la mafia all'interno che delle case, tutti i calabresi, da quella zona da cui proviene l'onorevole Morra, che mi ricordo è ancora colui che non voleva che la ex governatrice della Calabria, Ione Santelli, candidasse perché aveva una malattia oncologica. Mi ricordate, è ancora indagato l'onorevole Nicola Morra, giustamente, perché non voleva che la Ione Santelli, poverina, che ha malattia oncologia, candidarsi a fare la presenza della Calabria. Ricordiamoci chi sono questi personaggi che vengono a puntificare in Trentino e a prendersi in giro, che tornano a casa loro, che la mafia comanda al sud e la mafia che c'è al nord, la mafia a Milano come a Trento, come a Torino, come a Veneto, i calabresi, i siciliani hanno portato la mafia in Trentino, che era sano il territorio, come tutto il nord. E quindi non possono venire i parlamentari, i regioni, ripeto che ogni giorno leggiamo sulla gazzetta ufficiale sciolti i consigli comunali per mafia a farci l'esempio perché non ha la testa, non cambia nessuno. Sono altri motivi per cui oggi come oggi non ha la testa, nessuno si è presentato alle elezioni anche in questa tornata elettorale. Ma è facile fare il giustizialismo, è facile fare il giustizialismo, facile, questo non è giustizia, questo è, ma ripeto, gravissimo l'attacco fatto da un parlamentare, ripeto, che è indagato per aver offeso l'ex parlamentare Iole Cantarelli, ex governatrice della Calabria, malata di oncologia e purtroppo ricevuta, e che viene a pontificare il Trentino, dove sappiamo, giustamente ci faranno le verifiche di turno, ma noi, come diceva, siamo gente per bene, onorevole Morra, come pure Reggio Calabria,